Questa sera ho immaginato così con voi di condividere una riflessione che potesse tenere insieme queste due parole, l'Eucaristia e il sacerdozio. Mi piacerebbe così offrirvi una meditazione che spero possa essere utile a riguardare con uno sguardo diverso la nostra partecipazione all'Eucaristia, la nostra considerazione di questo grande sacramento, ma permettetemi di dire anche di guardare con uno sguardo diverso il sacerdozio e i sacerdoti. Sono contento che questa è la terra di un santo sacerdote. Non conoscevo tanto la vita di San Vincenzo Romano, però è bello che questo territorio è segnato dalla santità di un uomo che si è speso per il popolo di Dio. I santi sono quelli che rendono visibile Gesù nella storia. Attraverso la loro vita noi possiamo toccare di più il mistero di Dio, possiamo capire di più il Vangelo. E quindi più di voi, diciamo così, è proprio la storia di santità anche di questa Chiesa che vi permette di comprendere più profondamente quello che sto per raccontarvi, quello che sto per condividere con ciascuno di voi. E vorrei partire da una cosa molto semplice. Quando noi leggiamo il Vangelo, ovviamente abbiamo davanti la vita di Gesù. Ad esempio, voi sapete che soltanto due evangelisti ci raccontano l'infanzia di Gesù. Ma se noi asciugassimo tutti i racconti del Vangelo, dovremmo dire che la parte più importante, la parte più decisiva della vita di Gesù, la troviamo nelle ultime ore della sua vita. Cioè nel momento in cui Gesù vive la passione, la morte e la risurrezione. Questo è il cuore di tutta l'esperienza di Gesù. Non che quello che c'è prima non ci interessa o non è importante, no, è molto importante, è decisivo. Anzi, dovremmo dire che se Gesù arriva a poter vivere quelle ore decisive è perché c'è tutta la storia di prima, perché c'è tutta una sorta di preparazione, un itinerario, un cammino. Pensate che tutto il Vangelo di Luca, ad esempio, è costruito proprio geograficamente in questo modo. Gesù che sta camminando, per tutto il Vangelo cammina, fino ad arrivare al compimento di questo viaggio, che è a Gerusalemme. E che cosa succede a Gerusalemme? Lui vive la passione, la morte e la risurrezione. Questo sta a significare che quando noi vogliamo aggrapparci a Cristo, fondamentalmente noi dobbiamo aggrapparci alle ultime ore della sua vita. E se prendiamo tutti gli altri insegnamenti, se ascoltiamo le sue parabole, se ci facciamo evangelizzare dai suoi miracoli, è per capire più profondamente quello che accade in quelle ultime ore della sua vita. Se sfogliamo ad esempio il Vangelo di Marco, ci accorgiamo che inizialmente Gesù ha delle folle immense che lo seguono, c'è un entusiasmo dei discepoli nel sentirlo parlare, nel vedere i miracoli. Ma man mano che Gesù comincia a dire qual è il suo destino, che cosa deve andare a fare a Gerusalemme, all'inizio fanno finta di non capirlo, ma man mano che capiscono che cosa sta per accadere lui, le folle diminuiscono, l'entusiasmo cala e arriva il momento in cui Gesù, quando deve vivere la cosa più importante della sua vita, è completamente solo. Dice Marco, fuggirono tutti e lo lasciarono da solo. Ora, è una cosa che per noi cristiani forse è la cosa più importante di tutti. Dio è venuto a farci visita attraverso suo figlio Gesù. E Gesù ci ha portato la salvezza soprattutto donando a ciascuno di noi la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. Allora, mi piacerebbe questa sera rallentare le ultime ore di vita di Gesù. Prendere questi tre movimenti, la passione, la morte, la risurrezione, e farli diventare la chiave di lettura dell'Eucaristia. Cioè farli diventare una sorta di spiegazione di fondo di che cos'è l'Eucaristia e perché per noi l'Eucaristia è, come ci insegna il Concilio, la fonte e il culmine della vita cristiana. Che tradotto significa tutto parte da lì e tutto va a finire lì. Se noi togliamo l'Eucaristia, abbiamo tolto il centro della nostra fede.
Sì, mi direte, rimangono gli insegnamenti di Gesù che sono una cosa buona, rimane una certa visione del mondo che è anche una cosa buona, ma tutto questo insegnamento, tutte le parole di Gesù, tutto quello che ci è stato dato è perché noi potessimo vivere fino in fondo questo cuore della fede, perché potessimo entrare in questa sapienza grande che si realizza nella passione, morte e resurrezione di Cristo. Allora, partiamo proprio dal primo movimento, la passione di Gesù. Voi sapete che quando noi pensiamo alla passione di Cristo, anche nel nostro immaginario, la prima cosa che ci viene in mente è il dolore, è la sofferenza. Non è un errore quando pensiamo questo. Però vedete, dobbiamo subito allargare la nostra prospettiva. Perché Gesù patisce? Cioè, perché soffre? Perché ama. Ecco perché soffre. Vi è mai capitato nella vita di voler bene a qualcuno? Beh, se volete bene a qualcuno, voi soffrite per quel qualcuno. Se sta bene, voi state bene. Se sta male, voi state male. Cioè, il fatto che amate una persona vi rende vulnerabili. Cioè, vi mette nella condizione di patire. Il contrario del patire è l'indifferenza. Quindi, quando noi diciamo che Gesù ha patito, non significa semplicemente i chiodi, la croce, una situazione, diciamo così, che è lì in quel momento fatta in quel modo. Gesù patisce perché ama. E quindi la cosa più importante per noi non è tanto la sofferenza, è l'amore. È proprio perché ama che diventa vulnerabile. È proprio perché ama che il suo cuore viene in qualche maniera attraversato dalle vicende delle persone che ha intorno a sé. E vedete un po' come per noi è assolutamente importante questo primo movimento. Perché? Perché Gesù, patendo, cioè accettando di amare, accetta anche di soffrire. Se noi passiamo la vita difendendoci dalla sofferenza, io non voglio soffrire. Chi di noi si sveglia la mattina e dice io voglio soffrire? Se uno si sveglia la mattina con questo pallino, ha un problema. Però noi dovremmo svegliarci la mattina e dovremmo dire io voglio amare. Se tu vuoi amare, devi accettare di essere vulnerabile. Se tu vuoi amare, allora devi accettare la sofferenza. Quindi capite com'è importante questo passaggio? La nostra fede non ci dice devi accettare di soffrire. No, la nostra fede ci dice tu devi amare. Proprio perché ami, allora accetti di soffrire. Se tu ad esempio non vuoi vivere nessuna preoccupazione per un figlio, non devi mettere al mondo un figlio, ma se metti al mondo un figlio non dormi la notte se non torna. E se è drogato soffri, non rimani seduto su una poltrona a far finta di niente. E se sta male, stai male perché sta male. La sofferenza che vivi nasce dall'amore, non è sofferenza astratta, è sofferenza come espressione dell'amore. Allora è molto interessante, noi passiamo la vita a volerci difendere dalla sofferenza. Non vi viene in mente che passiamo la vita a difenderci dall'amore? Per non soffrire non dovremmo amare nessuno. Se noi non amiamo nessuno, non soffriamo. Allora noi accettiamo anche di essere vulnerabili, accettiamo di patire perché abbiamo capito che non possiamo passare la nostra vita senza amare. E questo lo troviamo nelle ultime ore di vita di Gesù, soprattutto quando Gesù entra nell'orto degli ulivi. Voi sapete che in quel momento soffre talmente tanto che persino i capillari del proprio viso si rompono, suda sangue, e in quel momento è angosciato, è prostrato a terra. Perché tutta quella sofferenza? Perché quella è tutta la sua passione per ciascuno di noi, l'amore per ciascuno di noi. Noi quasi mai pensiamo a questo, ma il Signore non si comporta nei nostri confronti in maniera neutrale, non rimane fermo in un punto nella speranza che noi torniamo a Lui, è tutto proteso verso noi, è tutto messo in maniera vulnerabile verso noi. Il nostro Dio è un Dio che accetta di soffrire perché ha deciso di amarci. Quindi il primo movimento della salvezza
è che Gesù ci ha amato e quindi ha accettato di patire per ciascuno di noi. Ha accettato la sofferenza perché ha deciso di amare ciascuno di noi. Il secondo movimento è questo. Gesù muore per ciascuno di noi. Significa che Gesù si sacrifica per chi ama. Quindi vedete come stiamo camminando dentro questo concetto. Stiamo dicendo Gesù soffre perché ama. Ora, secondo movimento, Gesù si sacrifica per chi ama. Ed è un'esperienza che anche forse noi, se guardiamo la nostra vita, forse riusciamo a intuire qualcosa. Se due persone che si vogliono molto bene a un certo punto si trovano in una grande difficoltà e bisogna scegliere se salvare la vita di uno o dell'altro, se tu ami decidi di salvare la vita dell'altro, non la tua, ti sacrifichi. Se una madre con un bambino stanno affogando, la madre vuole che sia salvato il bambino, non lei. In questo senso l'amore si manifesta come la capacità di saper offrire la propria vita per qualcuno, dare la vita per qualcuno, sacrificarsi per qualcuno. Se tu hai trovato qualcuno per cui daresti la vita, hai trovato la pienezza dell'amore. Quindi noi non siamo semplicemente l'oggetto della preoccupazione di Cristo, non siamo semplicemente la causa che lo rende vulnerabile. Ci ama talmente tanto da poter dire che l'amore di Dio per ciascuno di noi è un amore appassionato, un amore che sa patire. No, noi siamo stati amati fino al punto in cui il Figlio di Dio ha dato la vita per ciascuno di noi. Ti amo talmente tanto, muoio io per te, per salvare te. Vado io a morire perché tu possa salvarti. E questa, vedete, non è una cosa simbolica. Gesù non è morto per scherzo, è morto veramente. È andato a finire in croce, veramente. Se noi ci lasciassimo raggiungere da tutto questo, capirete che non potremmo stare seduti nei banchi come se niente fosse. Questa cosa ci farebbe piangere se arrivasse davvero dentro il nostro cuore. Perché vedete, il problema, lo sapete qual è? Se io dico Gesù è morto per l'umanità, siamo tutti d'accordo, ma sapete quando ci cambia la vita? Non semplicemente quando diciamo Gesù è morto per l'umanità, quando io sento che è morto per me, proprio per me, per Luigi. Quando io sento che ha dato la vita per me, questa cosa non mi lascia indifferente, mi tocca il cuore. Ora, che cos'è che davvero sarebbe, diciamo così, una bestemmia davanti a questo amore? Non permettere a Gesù di sacrificarsi per noi. La sua gioia è dire: la mia vita la voglio dare in riscatto tua, permettimi di morire per te, permettimi di dare la vita per te. Quindi già queste due cose dicono una sorta di identità di Gesù. Gesù è un uomo appassionato, soffre perché ama. Gesù ama veramente, secondo movimento, perché si sacrifica per chi ama. Terzo movimento, risorge Gesù per come ha amato. Uno che ama così, Dio lo riprende. Uno che ama in questo modo non è abbandonato alla morte. Perché Gesù risorge? Dice San Paolo, perché Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, cioè lo ha risuscitato. Uno che vive la propria vita così e che ama in questo modo, la morte contro una persona del genere non può fare niente. È la logica dell'amore. Che tradotto, lo sapete cosa significa? Che tutti noi sappiamo che la morte esiste e che le cose finiscono, ma tutto ciò che ami veramente non finisce mai. Tutto ciò che ami è salvo. Allora noi ci troviamo davanti a uno che soffre perché ama, si offre per chi ama e risorge per come ha amato. Questo è la descrizione di quello che succede nelle ultime ore di vita di Gesù. Noi tocchiamo il cuore di tutta l'esperienza di Gesù, tocchiamo tutto il centro della sua vita.
Ora, per noi in questo momento, la passione, morte, risurrezione di Cristo, dove sta? Dove sta? Dove sentiamo di nuovo il suo amore appassionato? Dove gli permettiamo ancora di morire per ciascuno di noi? In che momento lo vediamo risorgere? E dove vediamo che la morte è sconfitta da un amore così? Sapete dove? Nell'Eucaristia. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia diventiamo contemporanei di questi tre movimenti della vita di Gesù. Tutte le volte che noi facciamo l'Eucaristia, ci accostiamo all'Eucaristia, mangiamo l'Eucaristia, facciamo entrare dentro la nostra vita queste tre caratteristiche della vita di Gesù. Ci lasciamo amare dal suo amore appassionato, lasciamo che si sacrifichi per ciascuno di noi, lasciamo che ci salvi, perché la morte non può nulla contro un amore simile. Il problema è che noi abbiamo trasformato l'Eucaristia in un'abitudine e quindi non riusciamo più a capire questa potenza che viene operata. Non riusciamo a capire che tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, questo altare è il Calvario. Tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia viene piantata di nuovo questa croce, siamo noi a tornare davanti a quel mistero grande, perché i nostri occhi non vedono niente, non sentono niente, ma noi crediamo, amici, per fede, che quando celebriamo l'Eucaristia noi diventiamo contemporanei della passione, morte e risurrezione di Cristo. Per fede. Non perché i nostri sensi vedono questo, è la nostra fede che crede in questo. Esattamente come quando ci troviamo davanti a un pezzo di pane, che noi sappiamo essere l'Eucaristia, per fede sappiamo che quello è il corpo di Cristo. I nostri occhi che vedono? Un'ostia. La nostra bocca cosa sente? Il pane. La nostra fede che cosa intuisce? Che è il corpo di Cristo, che è il sangue di Cristo. Allora questa nostra consapevolezza, capite, cambia completamente il nostro modo di fare Eucaristia. Capiamo che se noi togliessimo l'Eucaristia dalla nostra vita cristiana, se noi non celebrassimo più l'Eucaristia, toglieremmo la parte più importante della vita di Gesù. Noi siamo salvi per la sua passione, morte e resurrezione. E la sua passione, morte e resurrezione viene attualizzata, cioè viene resa presente tutte le volte che celebriamo la messa. Questo significa che non è importante quanto sia bravo o non bravo un sacerdote, come sia vestito, dove venga celebrata quella messa. Tutte queste cose servono semplicemente per avere più consapevolezza, ma la nostra fede sa che tutte le volte che viene celebrato quel mistero, noi diventiamo contemporanei di ciò che ci ha salvato la vita, cioè di questo modo di amare di Gesù. Allora, mi piacerebbe che ciascuno di questi tre movimenti noi lo spiegassimo attraverso delle pagine del Vangelo, cioè comprendessimo come tutta la predicazione di Gesù è stato un modo per spiegare alle persone in che cosa consiste la passione, la morte e la resurrezione. Ad esempio, in che cosa consiste la passione? Cioè, in che cosa consiste un amore appassionato? Quando uno ama e soffre perché ama, dove lo vediamo nel Vangelo? Vi ricordate quando Gesù, nel Vangelo di Luca, racconta le parabole della misericordia? Un uomo aveva 100 pecore, ne perde una e lascia le 99 per andare a cercarla. Perché va a cercare quella pecora? Perché è così importante quella pecorella smarrita? Perché non si comporta in maniera più logica e dice: d'accordo, ne ho persa una, ma ne ho 99? No. Quel pastore è in ansia finché non va a trovare questa pecorella smarrita, cioè il suo atteggiamento non è un atteggiamento equilibrato, è un atteggiamento eccessivo, come tutte le persone che amano. Le persone che amano non sono persone misurate, sono eccessive, perché l'amore è eccessivo. Allora Gesù racconta quella storia per dire: Dio vi ama così, io vi amo così. Se tu ti perdi, cioè se tu sei infelice, se tu sei nel buio, questa cosa a me interessa.
Io sono disposto a lasciare tutto per venire a cercare te. Ecco l'amore appassionato di Dio. E poi racconta la storia di una donna che perde una moneta in casa sua e mette a soqquadro la casa finché non trova quella moneta smarrita. Ma c'ha gli altri soldi, perché quella moneta è così importante? Perché noi siamo così agli occhi di Dio. Per noi ognuno è tutto per Lui. Ognuno di noi rappresenta per Dio la totalità. Se tu sei felice, io sono felice. Se tu sei infelice, io sono infelice, dice il Signore. Questo è l'amore appassionato di Dio. In che cosa consiste questo amore? La terza parabola che racconta Gesù, quella del figliol prodigo. Ora, mettetevi per un attimo nei panni di questo padre che si vede trattato così dal figlio più piccolo. Dammi la parte di eredità che mi spetta. Voi sapete che è una richiesta che si può fare soltanto quando il padre è morto. Ai tempi di Gesù era punibile per legge chi esigeva l'eredità dal padre vivo. E quindi capite che questo figlio che sta dicendo dammi i tuoi soldi, sta dicendo al padre tu per me sei morto, dammi le tue cose, io non voglio te, voglio le tue cose. E questo figlio prende le cose di suo padre e se ne va lontano da casa. Che cos'è che ci saremmo aspettati? Che questo padre non permetteva a questo figlio di andarsene da casa, non permetteva di scappare via, oppure che questo padre prendeva il cavallo e andava a cercare questo figlio. No, questo padre fa una cosa dolorosissima. Lo sapete che cos'è? Rispettare la libertà di suo figlio. Sta male, soffre, ma rimane a casa ad aspettarlo, perché sa bene che l'amore è amore solo a prezzo della libertà. Non posso obbligarti ad amarmi, devi decidere di amarmi. Se tu hai deciso di non amarmi e io ti metto nelle condizioni di amarmi per forza non è amore. Allora succede che noi nella vita possiamo far fuori Dio, dire vabbè, mi sono fatta la prima comunione, la cresima, adesso non ne voglio sapere niente di Dio, dei sacramenti. Possiamo vivere tutta la nostra vita lontano da Lui, fare finta che sia morto, che Dio non esista dentro la nostra esistenza, ma non possiamo impedire a Dio di continuarci ad aspettare, ad amarci, perché vuole da ciascuno di noi che lo amiamo liberamente, non costretti da Lui. Se mi apparisse la Madonna forse crederei in Lui, no amici? Guardate che la nostra fede non dipende dai segni esterni. I segni esterni creano un po', come devo dire, di emozioni, poi finiscono. Le cose che rimangono sono le nostre grandi decisioni, non gli effetti speciali o i fuochi d'artificio. Gesù racconta queste storie nel Vangelo, le mostra con la propria vita, per dire a ciascuno di noi: io soffro come quel pastore, io soffro come quella donna, io soffro come quel papà, tu per me vali tutto. E quando questo figlio torna a casa, l'espressione lo sapete qual è? Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E Gesù continua a dire: c'è più gioia in cielo per uno solo che torna a casa che per 100 che invece non hanno bisogno di tutto questo. Cioè la contropartita per uno che ama, lo sapete qual è? Il sintomo è che tu soffri, la contropartita è la gioia. Chi ama sa che cos'è la gioia, sa che cos'è il dolore, ma se ami sai anche che cos'è la gioia, specie quando sei corrisposto in quell'amore. Quando tu ami e c'è una corrispondenza in quell'amore, la gioia è piena. Si fa festa in cielo per un solo peccatore che si converte. Questa è la grande educazione che ha fatto Gesù per tutta la sua vita pubblica. Ha voluto aiutare le persone a capire: voi siete amati così. La seconda cosa: il sacrificarsi per qualcuno, offrire la vita per qualcuno, donare la vita per qualcuno. Cerchiamo di spiegare che cos'è la morte di Cristo. Gesù nel Vangelo dà questa indicazione. Non c'è, dice,
amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Che tradotto significa? L'amore vero non è semplicemente amare, è amare fino alle estreme conseguenze, è amare fino al punto che se sei messo nella condizione di dire o io o tu, sono disposto a dare spazio a te e a morire io, per te. L'amore grande è questo. Dare la vita per i propri amici. Ora, Gesù l'ha fatto veramente. È morto per gli amici. È morto per ciascuno di noi. Ma a me piace sempre sottolineare questo aspetto. Se vi leggete il Vangelo di Giovanni, vi accorgete di un dettaglio molto bello. Il motivo della condanna a morte di Gesù, cioè quello che ha fatto scattare la decisione di ucciderlo, lo sapete in che cosa consiste? È nel fatto che Gesù ha risuscitato il suo amico Lazzaro. Dopo quel miracolo, dice l'evangelista Giovanni, decisero di uccidere Gesù. Dice basta, adesso ha superato la linea, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi noi potremmo dire che se Gesù è morto perché ha risuscitato Lazzaro, ha dato la vita per un amico. Persino Gesù ha avuto un amico concreto per cui ha dato la vita. E il Lazzaro, cioè ciascuno di noi. È come se costantemente Gesù mettesse le mani dentro la nostra vita e dicesse, lui ci penso io, pago io. Per me, sì, pago io per te, mi metto io là. Allora, vedete, tutta la vita di Gesù fino alla fine è stato un modo di spiegarci che ciò che riempie la nostra vita non è il possesso degli altri, ma il dono di noi stessi. Io posso fare il prete e vivere in maniera possessiva il mio sacerdozio, oppure donandomi. Io posso essere un padre, una madre, ed essere possessivo nei confronti dei miei figli o donarmi ai miei figli. Posso avere degli amici e voglio possedere i miei amici, oppure posso donarmi ai miei amici. L'amore più grande non è usare gli altri per essere felice io, ma esattamente il contrario, è donarmi affinché a causa mia siano felici gli altri. Se questo non nasce da una decisione di amore e tu lo fai senza aver deciso di farlo con amore, questo non crea gioia, crea frustrazione. Volete una frase? Dopo tutto quello che ho fatto, nemmeno un grazie. Ah, quindi, aspetta, l'avevi fatto perché volevi almeno un grazie. Poi se c'era qualcosa in più saremmo stati anche più contenti, no? No. È amare gratuitamente, è amare senza aspettarsi nulla, è amare a fondo perduto. È difficile, amici, amare così. Capite perché noi ci accostiamo all'Eucaristia? Perché noi dobbiamo imparare ad offrire la nostra vita come l'ha offerta Cristo, a donare la nostra vita come l'ha donata Cristo, a poter dire non basta che io sia padre, madre, che sia prete, consacrato, consacrata, che sia un giovane, un anziano, che sia un malato, un marinaio. Non basta che io faccio onestamente qualcosa, devo imparare a donarmi in quello che faccio. E tu ti accorgi subito quando trovi una persona che si dona, perché lo fa gratuitamente, perché non presenta il conto e perché grazie a quelle persone molti sono felici. Grazie al sacrificio di quelle persone. Gesù ha fatto così. Ci ha insegnato che cosa significa morire per amore. E poi il terzo movimento, che è quello della resurrezione. Dice così Gesù nel Vangelo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Penso che sia abbastanza eloquente questa frase, no? Finché tu ti tieni, ti difendi, sei tu e sei solo. Se ti doni, donarsi è un po' come morire, ma quando tu ti doni, porti frutto. Un chicco di grano da solo è soltanto un chicco di grano. Se invece si dona nella terra, diventa una spiga.
e la spiga diventa ancora più grano, e quel, tutto quel grano diventa farina, e poi diventa pane, e poi sfama, e poi diventa una cosa infinita. Dice Gesù: vi meravigliate delle opere che io faccio, ne farete di più grandi delle mie. Ed è stato così. I cristiani che sono venuti dopo di lui hanno compiuto opere più grandi di Gesù esternamente. Non è un miracolo che un uomo morto in croce e con infamia, accompagnato da uno sparuto gruppo di persone, mezzi ignoranti, senza mezzi, a un certo punto si sia sparso per tutto il mondo, sia arrivato fino agli estremi confini della terra, sia arrivato dopo 2000 anni qui in mezzo a noi. Noi questa sera siamo qui semplicemente perché siamo la prova della risurrezione di Cristo. Gamaliele, che era un uomo intelligentissimo, quando all'inizio scoppia l'evento cristiano, dice: calmi, se non è da Dio questa roba finirà prestissimo. Abbiamo già avuto la prova di fervori, di sette eretiche che dicono: io sono il Messia, noi salveremo il mondo. Che ne è stato di tutte queste persone? Dopo un po' di tempo, via, finisce tutto. Le cose di Dio non finiscono. E la prova che non finiscono siamo noi, che siamo qui. La risurrezione di Cristo è che noi siamo un popolo e dopo 2000 anni siamo ancora qui a testimoniare il Vangelo, a dire che era vero questo amore e che questo amore tocca la nostra vita e ci salva ora. E non è un evento del passato, è un evento di adesso. Questa è la nostra fede, questa è la nostra vita. Capite l'importanza dell'Eucaristia? L'amore appassionato, l'amore che si dona, l'amore che risorge. Questo arriva dentro di noi, ci salva, attenzione, e ci trasforma. Sapete perché noi mangiamo il corpo di Cristo? Non impressionatevi, per diventare Cristo. Nel battesimo noi siamo stati innestati in Lui. Voi sapete cos'è un innesto, no? Si prende un ramo, non so il termine specifico, lo si innesta, lo si mette nel tronco. Arriva un momento in cui il tronco e il ramo non sono più due cose separate, sono un tutt'uno. La vita del tronco va a finire nel ramo e del ramo nel tronco. Sono un'unica cosa. Noi nel battesimo siamo diventati un'unica cosa con Cristo. E tutte le volte che ci accostiamo all'Eucaristia noi diventiamo più Cristo. E da che cosa si vede? Dal modo appassionato di come dovremmo amare, dalla capacità di donare noi stessi fino alle estreme conseguenze, dalla capacità di portare redenzione nella vita degli altri, cioè essere causa di gioia nella vita degli altri. Da qui si dovrebbe vedere che noi abbiamo celebrato veramente l'Eucaristia. Però c'è un dettaglio che noi molto spesso dimentichiamo. Perché? Perché c'è più facile ormai ridurre le questioni di Chiesa a questioni di critica. Sapete perché questo miracolo che vi ho appena raccontato può ancora accadere in questo momento? Perché ci sono i sacerdoti. I sacerdoti, le mani di un sacerdote, sono la possibilità che questo evento che vi ho appena raccontato possa di nuovo accadere in questo momento della nostra storia. Se qui a Torre non ci fosse più nessun sacerdote, ci sarebbe ancora la fede, ma non avremmo la possibilità di poterci accostare a questo evento, a questa salvezza. Sapremmo che Dio ci ama, ma sapere che Dio ci ama non diventerebbe mai un fatto. Io sono un peccatore, ma le mie mani rendono possibile questo fatto nella vita della gente, del popolo di Dio. Allora capite che l'amore e l'affetto che noi abbiamo nei confronti di un sacerdote, la gratitudine per il dono del sacerdozio, non viene dal fatto che sempre il Signore ci dona sacerdoti santi, simpatici, belli, intelligenti, disponibili. Ci dona uomini che hanno la loro umanità, la loro miseria, il loro carattere, la loro storia. Ma nonostante tutto questo, il più grande miracolo è che attraverso un povero,
umano, peccatore, questo mistero grande di Dio diventa di nuovo visibile, attuale e palpabile per ciascuno di noi in questo momento. Allora noi potremmo questa sera rileggere tutta la vita di un sacerdote esattamente come abbiamo riletto tutta la vita dell'Eucaristia. Quando un prete è autenticamente un prete? Quando un sacerdote è davvero un sacerdote? Quando un sacerdote sa patire, e sa patire perché ama, cioè è preoccupato per la felicità delle persone che gli sono affidate. Ha a cuore non solo quelli che vengono qui, ma quelli che qui non ci entrano. Ha a cuore quelli che sono perduti, che sono lontani. Soffre per tutti coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Un sacerdote è tale quando è attraversato da questo desiderio profondo di far arrivare l'amore di Dio a tutti. E per questo non è mai sereno, perché sa che per quanto noi possiamo riempire le nostre chiese, è troppo poco rispetto a tutti gli altri che qui non ci sono. Quante persone questa sera avrebbero bisogno di sentire una parola che li consoli, ma qui non ci sono. Quante persone avrebbero bisogno di coraggio, ma qui non ci sono. Quante persone avrebbero bisogno di essere liberate, ma qui non ci sono. Io non posso stare sereno da sacerdote. Perché? Perché in me si riverbera, si rispecchia la passione di Cristo. Gesù era così. Gesù era appassionato per i lontani, per quelli che non gli giravano intorno. Andava a cercarli. Un sacerdote è tale se patisce, e se patisce per amore. Ma un sacerdote è tale se sa sacrificarsi per chi ama, cioè se comprende che non si appartiene più. Esattamente come l'esempio che vi facevo prima, no? Se ti nasce un bambino piccolo, non ti domanda permesso se può piangere alle 10, alle 2 di notte. No, piange e basta. Non è che gli puoi dire: scusa, io domani mattina alle 5 devo andare a lavorare, potresti non mangiare di notte? No, piangi. E tu ti devi alzare e devi dargli da mangiare, cioè ti sacrifichi. E che cos'è quel sacrificio? È amore. Perché accetti quel sacrificio? Vorresti dormire ma non puoi dormire. Vorresti farti i fatti tuoi ma non puoi farti i fatti tuoi. Vorresti andartene in vacanza ma non puoi più andartene in vacanza. Vorresti fare una cosa ma non puoi più farla. Hai la vita condizionata. Se tu la guardi esternamente dici: non conviene. Ma questo è l'amore. Per amore uno si sacrifica, per amore uno non si appartiene più, per amore uno stabilisce le nuove priorità nella propria vita. Un prete non si appartiene più, come un padre non si appartiene più, una madre non si appartiene più, come un missionario, una missionaria non si appartengono più, come una persona che ha deciso di amare, ha deciso di non essere più lui il centro, lei il centro. Che cosa diventa il centro quando tu ami? Chi stai amando? Quello diventa il centro. Allora quando noi diciamo uno si è speso totalmente, significa che quella persona non si appartiene più, si è sacrificata per il popolo di Dio. Lì io vedo un sacerdote che è immagine di Cristo. E poi la terza cosa, un sacerdote dovrebbe rendere possibile la potenza della redenzione. Perché attraverso le sue parole, la sua vicinanza, attraverso la sua umanità, Dio arriva nella vita delle persone. Quando in una famiglia, ad esempio, arriva una tragedia, che cosa può fare un prete se non farsi vicino? Neanche noi preti abbiamo la risposta a tutto. Lo avete capito, sì o no? È inutile che venite da noi: ma perché è successa questa cosa? Anche noi siamo in ginocchio davanti al mistero della vita. Ma la nostra presenza nella vita degli altri è la presenza di Cristo. Io non so spiegarti perché è successo questo, ma non sei solo, non sei sola, io sono qua con te. Quella compagnia è la compagnia di Cristo nella vita delle persone. Attraverso quella compagnia la redenzione si fa spazio. Quante persone si ritrovano liberate, amate, incoraggiate, consolate, cioè sperimentano la risurrezione di Cristo
perché sperimentano la vicinanza di un sacerdote. Vorrei dirvi che questo dovrebbe essere valido per tutti i battezzati, non solo per i sacerdoti. Ma in maniera così speciale, così chiara, così intensa e vera nella vita di un sacerdote. Se è vero che noi non possiamo vivere senza la passione, la morte e la resurrezione di Cristo, non possiamo vivere nemmeno senza chi rende attuale la passione, la morte di Cristo, perché ce lo dà nel mistero di un sacramento e attraverso il mistero della propria vita donata. Un prete non celebra la messa e basta, diventa ciò che celebra. È una delle frasi del nostro rito di ordinazione questo, Diventare quello che celebriamo, entrare in questa dinamica. Però mi piaceva questa sera poter aggiungere un dettaglio, visto che ci troviamo in un luogo mariano, questa chiesa che è dedicata a Maria, alla Madonna del Carmine. Che cosa può aggiungere? In che maniera la presenza di Maria può approfondire tutto questo? Che, detto in maniera molto semplice, in tutto quello che vi ho raccontato, qual è l'aiuto di Maria? Maria è colei che ci insegna ad avere un cuore di carne, che detto in soldoni significa che una mamma è tale quando sa umanizzare la vita dei figli. Una madre ti rende più umano quando è davvero una mamma. E Maria fa questo. La maternità di questa donna ha lo scopo di umanizzarci. Vi ricordate le parole del profeta? Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. È bello pensare che questa capacità, che è tutta di Dio, passa attraverso la misteriosa vocazione di Maria. Da che cosa ci accorgiamo che c'è un'autentica devozione a Maria? Perché facciamo una processione bellissima? No. Perché c'è la banda più bella del mondo? No. Perché i nostri fuochi d'artificio vincono su tutti gli altri? No. Tutto questo è vetrina, è apparenza, non serve a niente. La vera devozione a Maria si vede nel fatto che quando un popolo è davvero figlio di Maria, lo si vede dalla capacità che ha di avere un cuore di carne. C'è gente umana che sente la vita degli altri, che la percepisce, che percepisce il dolore e la gioia. Esattamente come Maria che riceve l'annuncio dell'angelo, dice: adesso non mi disturbate, è venuto Gabriele e il Verbo si è fatto carne dentro di me, non bussate alla mia porta. Fa questo Maria? No. Prende la borsa e si mette in cammino, fa 100 chilometri per andare a servire la cugina Elisabetta. Ma caspita, hai appena incontrato Dio attraverso le parole dell'angelo, il Verbo si è fatto carne dentro di te e la tua preoccupazione è chi preparerà il pranzo a Elisabetta. Sì, perché Maria ha un cuore di carne. Sei a una festa, voi sapete, gli occhi di una donna sono sempre occhi attenti, vedono ciò che magari noi siamo più superficiali nelle cose. Lo sguardo di questa donna dice: è finito il vino. Adesso tutti criticheranno, tutti parleranno male di questo matrimonio, la festa sarà rovinata. Subito si alza senza farsi accorgere, va da suo figlio e dice: guarda, qui stiamo sfiorando la tragedia, fai qualcosa. Perché questa donna non si fa i fatti suoi? Perché ha un cuore di carne e gli interessa la vita degli altri. Ma ditemi, che cos'è quello che vi ho appena descritto? Un amore appassionato. Maria ha un cuore che funziona. Da che cosa ce ne accorgiamo che siamo figli suoi? Se abbiamo un cuore che funziona. Se siamo misericordiosi come lo è lei. Se in questa comunità funziona il cuore della gente. E non perché è meglio o peggio, no, semplicemente perché ci sono delle persone attente alla vita degli altri. Questa è vera devozione a Maria. Allora possiamo fare anche le feste, possiamo anche vantarci delle nostre feste, perché ne abbiamo motivo. Siamo talmente tanto figli suoi
perché assomigliamo a nostra madre. E Gesù è il compimento di questa somiglianza. Ancora, questa donna rischia, come tutte le madri, di essere possessiva. Le madri vogliono sempre un po' tenere i figli, no? Invece, la vera libertà di questa donna sta nel fatto che è sempre salva dalla tentazione di possedere Gesù. Ne abbiamo la prova certa. Quando Gesù si perde a Gerusalemme a 12 anni, questo significa che Maria non ce l'ha a guinzaglio. Avete presente? Mi devi dare la mano e di qua non ti devi muovere. Invece l'ha lasciato libero, l'ha lasciato talmente tanto libero che a un certo punto se lo sono persi Gesù. Sì, è una storia drammatica, hanno perso il loro figlio, lo devono ritrovare. Io ci vedo però davvero un Vangelo, c'è una buona notizia. Questa donna sa amare senza rinchiudere suo figlio, senza possederlo. E soprattutto questa donna non dice è mio e quindi non lo voglio dare agli altri, no, lo dona agli altri. Fino al punto in cui deve assistere alla morte di suo figlio per amore degli altri. E non mi pare che il Vangelo dica che in quel momento Maria inveisce contro l'umanità, si arrabbia contro tutti gli altri che avete ucciso mio figlio. Sa che non è suo, sa che deve donarlo. Non è possessiva, sa donare. Noi siamo davvero figli suoi se sappiamo scegliere di donare invece di possedere. Donare noi stessi, rendere possibile la libertà degli altri. Terza caratteristica, Maria rende efficace la grazia di Dio. Che significa? Che la grazia di Dio c'è sempre, però non sempre efficace, cioè non sempre funziona. E che cos'è che fa funzionare la grazia di Dio? Due cose, fratelli, fanno funzionare la grazia di Dio: l'umiltà e la fiducia. Se non sei umile, uno ti può dare tutta la grazia del mondo. Non funziona quella grazia. La grazia funziona solo se sei umile. E gli umili, lo sapete chi sono? Quelli che non confidano in se stessi, ma confidano nel Signore. Io da solo non conto nulla. Con il Signore posso tutto. Quando uno è umile, non ha bisogno di mettersi in mostra. Non ha bisogno di scegliersi i posti migliori, non ha bisogno di affermarsi sugli altri. Quando uno è umile, sceglie sempre il nascondimento, sceglie sempre la retrovia, perché sa che la cosa più importante è la gloria a Dio, non la gloria a noi. C'è una creatura più umile di Maria? No, non esiste creatura più umile di questa donna. Per questo il male non può nulla contro di lei, perché è totalmente umile. E la seconda cosa è la fiducia. Secondo voi Maria ha capito tutto quello che le stava succedendo? No, come molto spesso capita a noi che non capiamo quello che succede. Ma davanti a quello che non capiamo, che cosa possiamo farci? Abbandonarci. Io so che mi ami, fai come vuoi tu, Signore. Io mi fido di te, mi abbandono in te, io confido completamente in te. Quando tu rinunci a voler capire tutto, ma ti lasci prendere in braccio da Dio, hai la vita salvata. Allora, vedete, la redenzione esiste, ma si manifesta solo negli umili e in chi confida. A che punto sono queste due cose dentro la nostra vita? Vedete come Maria ci ha illuminato ulteriormente il mistero di Cristo, il mistero dell'Eucaristia, il mistero del sacerdozio. Ha chiesto a ciascuno di noi, punto numero uno, hai un cuore di carne o un cuore di pietra? Punto numero due, doni o possiedi? Punto numero tre, sei umile e ti fidi o sei orgoglioso e superbo e vuoi salvarti da solo? Maria ha portato terra a terra cose che sembravano in alto, le ha rese alla nostra portata. Perché noi le abbiamo viste realizzate in lei, le abbiamo viste all'opera dentro questa donna.
senza che nessuno si scandalizzi, possiamo tranquillamente dire che Maria ha un animo sacerdotale. Ha fatto la madre esattamente come un sacerdote dovrebbe fare bene il sacerdote, come ciascuno di noi dovrebbe imparare a vivere la propria vita. Allora portiamoci a casa questa sera davvero il frutto più bello dell'Eucaristia, che è la gratitudine. La gratitudine perché Gesù ci ha amati in maniera appassionata, perché ha donato la vita a ciascuno di noi, perché ha reso possibile la salvezza per ciascuno di noi. La gratitudine perché ci ha donato i sacerdoti, che sono quelli che rendono possibile la passione, morte e risurrezione attraverso il sacramento dell'Eucaristia, ma anche attraverso il sacerdozio stesso, che è la vicinanza di Cristo alla sua gente. La gratitudine perché per vivere così ci ha dato un aiuto formidabile, ha lasciato in questa storia, la nostra storia, fino alla fine del mondo ci ha lasciato una madre con uno scopo preciso. Dio ci ha lasciato questa madre affinché ciascuno di noi impari queste tre cose: ad avere un cuore di carne, a saper donare invece di possedere e a saper scegliere l'umiltà e la fiducia come modo attraverso cui noi non impediamo alla grazia di Dio di fare davvero grazia. Grazie, Signore, per il dono di tuo Figlio. Grazie per tutti coloro che ci ricordano tuo Figlio, compresi i sacerdoti. E grazie, Signore, per il dono di tua madre, immagine eloquente di tutto quello che abbiamo voluto raccontare di tuo Figlio e di questo Vangelo. Grazie.